Ciao caro Stefano, come vedi ti restituisco la visita. Grazie. Ho portato un po' in giro via Benedettina 68, no, la nostra locandina. Io ho fatto più strada però, vabbè che io sono un marciatore, quindi io mi faccio dei chilometri più facilmente. Senti, mancano pochissime ore al debutto del quotidiano Libertà, il nuovo quotidiano Libertà, ma anche del nostro sito libertà.it. Com'è la tensione qui in questa redazione bellissima? Beh, rinnovata anche lei. Da stamattina, diciamo, il clima è, sembra quasi un mercato, perché tra gente che parla, gente che urla, gente che chiede, ci sono tante persone, perché oltre all'organico al completo poi ci sono tutti i nostri Venceslao per la parte grafica, i tecnici, gli operatori di Willbit e di Protec Media. Sì, sono i due professionisti, esatto. Le due parti professioniste che hanno realizzato praticamente, esatto, il nuovo giornale e il nuovo sito, quindi, esatto, uno sulla parte grafica invece. Esatto, quindi diciamo così, cosa che tra l'altro spiegheremo domani, sì, in un inserto. Il 15. Esatto, nel primo numero della Nuova Libertà ci sarà un inserto, un supplemento diciamo di 16 pagine in cui spiegheremo e presenteremo questi partner e racconteremo quello che è stato quest'anno di elaborazione del nuovo giornale, che non è stato uno scherzo. Quindi insomma, entrano nelle nostre stanze e scoprono i segreti della, esatto, costruzione del nuovo, esatto, giornale, che del nuovo sito. Perché penso che anche i nostri amici, i nostri lettori, i piacentini vogliono capire che cosa c'è dietro. A volte parlo con i lettori e sono contenti quando dialoghiamo e gli chiarisco determinate dinamiche che magari da fuori non si comprendono, e questo servirà anche, questo supplemento, per entrare ancora di più in quest'ottica. E il sito nuovo, tutto pronto? Sì, quasi quasi pronto, sono 15 giorni che lavoriamo offline, quindi lavoriamo su due siti, quello che voi state vedendo e quello che invece vedrete domani, quindi alle ore 6 del mattino del 15, quindi insieme al giornale vanno in edicola, usciamo. E poi alle 6 vanno in edicola e poi si connettono col sito, certo, liberta.it. Ed è stato un bel momento, abbiamo lavorato tanto insieme, anche insieme ai consulenti, insomma tanta tensione, perché abbandonare il sicuro, no, insomma, non è sempre, mai semplice, è sempre, però abbiamo anche capito che il nostro sito ha bisogno veramente di un cambiamento, quindi tante novità anche per la fruizione, l'utilizzazione del sito, e questo sicuramente ci agevolerà e allargherà anche la nostra piattaforma, e anche gli utenti saranno più facilitati a leggere il nostro sito. Daremo tanto spazio anche con una nuova sezione che prevede il TGL News, quindi ci saranno tanti aggiornamenti, tante notizie in 90 secondi, sempre aggiornati. E poi gli approfondimenti li lasciamo ai colleghi della carta stampata, le loro inchieste, e al tuo titolo ad esempio di domani, il tuo editoriale. Che cosa dirai ai piacentini in questo giorno così importante? Beh, dico, sono soltanto le 7 e c'è ancora tutto da fare, oltretutto voi mi fate perdere tempo e quindi non tempo c'è. Preziosissimo. Ma dai, che ti ospito sempre volentieri. Certo, quindi, anch'io ti aspetto giù da me. Buon lavoro, caro. Grazie anche a te. Un saluto ai nostri telespettatori e ai nostri lettori. Va bene, grazie, a domani. Buon lavoro, Stefano. Ciao.